Ciao, oggi ti parlo dell'ultima lettura che ho fatto e per l'occasione mi sono apparecchiata con il mio super ciondolo e i miei bellissimi orecchini. Allora, ti ricordo di andare a vedere Il Magico Mondo di Ploppy di Giovanna, il canale di Giovanna, perché veramente fa delle creazioni fantastiche. Torniamo però al mio video. L'ultima lettura che ho fatto è Una corsa nel vento di Jojo Moyes. Dopo aver letto Io prima di te, libro di Jojo Moyes che mi era piaciuto un sacco, volevo approcciarmi alla stessa autrice, non con il seguito perché non mi ispirava tantissimo, con un'altra lettura. E sebbene io abbia già un altro libro di là, tra i mille che ho da leggere, ho trovato questo al supermercato, costava 13 euro, però ovviamente l'ho pagato qualcosa meno. E non lo so, mi ispirava. E devo dire che non mi ha delusa. Allora, cito quello che ho scritto di getto appena ho finito di leggere il romanzo. Un romanzo dall'aspetto innocuo, una storia all'apparenza comune. Infatti questa è la storia di Sara. Questa ragazzina che vive col nonno e che ama i cavalli, in particolare Bo, il suo cavallo a cui sta facendo fare un addestramento particolare. Un addestramento per cui solo in Francia c'è un'accademia d'élite che appunto insegna questi cavalli a fare delle cose molto particolari. Infatti, lei viene chiamata la ragazza del circo perché sembrano acrobazie proprio da circo. E la sua storia si intreccia a quella di Natasha e Mac, due giovani, cioè questa giovane coppia che purtroppo decide di lasciarsi per svariati motivi, ma che grazie all'incontro con Sara e a un susseguirsi di fatti che sconvolgeranno più o meno la loro esistenza. Non ti dico cosa fanno alla fine perché se no faccio uno spoiler mega galattico. Comunque, è un libro che sì, ti porta a pensare, ok, sicuramente succederà questo. Però anche quando sai che sta per succedere, comunque c'è qualcosa che ti sorprende. N non lo so, è un libro che io ho adorato. Vabbè, lo stile di scrittura di Jojo Moyes è bellissimo, quindi proseguo. Jojo Moyes è stata in grado di nascondere tra le pagine che scorrono come acqua fresca tanti sentimenti contrastanti. Si percepisce la solitudine di Natasha e di Mac, la paura di Sara e la sua stessa forza e determinazione. C'è sempre l'amore che tiene insieme la storia, una storia a volte dolorosa, a volte confusa, ma che ti avvolge e coinvolge fino alla fine. Se devo trovare un difetto a questo libro, posso dire che ci sono frasi in francese senza traduzione. Avendo studiato questa lingua per 3 anni alle medie, mi sono meravigliata di comprenderne quasi tutte le parole. Effettivamente, cioè, questa cosa mi ha stupita perché io comunque leggevo e sono più verso la fine, perché qualche parolina, essendo appunto il cavallo dovendo essere addestrato in una scuola francese, è ovvio che qualche parolina c'è. Però ci sono proprio delle frasi, intere frasi, verso la fine dei dialoghi, per cui se non hai studiato il francese fai un po' di fatica perché appunto non c'è la traduzione. Infatti una traduzione di quelle frasi lì avrebbe comunque aiutato e facilitato la comprensione del testo, ma questo è proprio l'unico vero difetto. Altra piccola cosa che potrei trovare, che a mio parere non appunto questo tipo di addestramento fatto ai cavalli, però è proprio una cosa mia, nel senso, questo è un libro che veramente scorre tranquillamente e ti coinvolge, ti lasci prendere dalle vite di questi personaggi e comunque te ne innamori, ti ci affezioni. Io ho sorriso, ho riso, ho pianto e te lo consiglio vivamente perché è veramente un gran bel libro. Se poi ti piacciono i cavalli, questo libro fa per te. Bene, con questo ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!